Giles dedona in lacrime per il marito GF VIP, onestini la consola, non devi colpevolizzarti. Giles dedona sta vivendo un momento di sconforto nella casa del grande fratello VIP. La concorrente sente sempre di più la mancanza del marito Brad Ferdbeck e per questo si lascia andare alle lacrime. A provare a consolarla, facendola ragionare è stato l'amico Luca Onestini. In giardino insieme a Luca Onestini, Giles si lascia andare alle lacrime pensando al marito Brad. È dispiaciuta del fatto che ormai da mesi non abbia sue notizie, né con un messaggio né di persona. E si sente in colpa per aver accettato di partecipare al GF VIP, dove si trova da ormai 6 mesi, mi sento in colpa quando mi dice che il primo anno di matrimonio mi sono chiusa in un programma. Non mi aspettavo di durare così tanto, però questo è un treno che passa una volta, mio marito c'è sempre. Il coinquilino prova allora a consolarla e a farla ragionare, io vedo una giovane donna che si vuole costruire la sua vita e ancora deve trovare la sua strada per realizzarsi dal punto di vista professionale e personale. Di cosa ti devi colpevolizzare? Ma la ragazza non è convinta, e se quando esco il nostro rapporto è diverso? Onesimi cerca ancora una volta di tranquillizzarla, hai delle cose meravigliose che ti sono capitate perché te le meriti. Io spero che un segnale te lo mandi. Giles dedona ha ricevuto un segnale dal marito l'ultima volta in occasione di San Valentino e del loro primo anniversario insieme. Ma è stato un messaggio diverso da quello che si sarebbe aspettata. Nessuna dichiarazione d'amore. Anzi, un lungo sfogo in cui si è detto non contento del suo comportamento poco rispettoso nei suoi confronti. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza. Tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo. È stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Virgola se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show. Ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum